RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Bene, bravi, B. La serie B in 90 secondi. Non si arresta la marcia della capolista Cittadella che dopo tre giornate resta solo in vetta a punteggio pieno. Esagera stavolta la formazione veneta che dilaga sul campo della Provercelli con un roboante 5-1. Alle spalle degli Euganei ecco la terribile matricola Benevento che regola il Verona 2-0 e si staglia al secondo posto. Vince 2-1 il derby laziale il Frosinone contro il Latina, mentre il Novara si impone 1-0 sulla Salernitana. 1-1 tra Ascoli e Spal e Brescia e Perugia, reti bianche in Vicenza Bari e Avellino Trapani. Nell'anticipo del venerdì il Cesena aveva superato il Carpi 1-0, domenica alle 17.30 Ternana Spezia chiude il programma del terzo turno, lunedì sera Virtus Entella Pisa. Per Super Sport Network, Marco Netri. Fußball über alles. La Bundesliga in 90 secondi. Il Bayern a punteggio pieno, ma soprattutto il Borussia che cade in casa di una neopromossa e la fantastica tripletta di Poyampalo, l'ex Carneade che fa impazzire di gioia il Bayer Leverkusen. La seconda giornata di Bundesliga se ne va in archivio con una capolista, quella bavarese, che nell'anticipo del venerdì, e pur senza brillare, batte 2-0 lo Schalke 04 a Gelsenkirchen, grazie alle reti di Lewandowski, già a quota 4 in classifica marcatori, e Kimmich. Il Borussia Dortmund cade a Lipsia contro la neopromossa squadra della Red Bull. A condannare i gialloneri la prodezza di Naby Keita nel finale di una trasferta nata già sotto auspici turbolenti per la squadra di Tuchel, abbandonata dalla fetta più calda della tifoseria, che ha deciso di disertare lo stadio in aperta polemica contro il colosso austriaco proprietario dell'Ipsia. I punti di distacco dal Bayern Monaco sono già 3. Dopo solo 2 giornate non possono essere una sentenza, ma sicuramente in un campionato come la Bundesliga si tratta di un distacco significativo. In cima alla classifica cannonieri non c'è solo Lewandowski. Da sabato Leverkusen ha un nuovo e inaspettato eroe, il finlandese Joel Poyampalo, attaccante classe 1995 che dopo averla buttata dentro partendo dalla panchina nell'esordio di Mönchengladbach, sabato ha regalato ai rossoneri la prima vittoria in campionato contro l'Hamburgo con una strepitosa tripletta ancora nello scampolo finale di gara. Va KO il Borussia di Mönchengladbach che si porta in vantaggio a Friburgo ma viene rimontato fino al 3-1 conclusivo. A punteggio pieno dopo 2 giornate anche l'Hertha di Berlino che espugna 2-0 Ingolstadt, mentre il Wolfsburg non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Colonia. Il Darmstadt infine piega 1-0 l'Eintracht Francoforte. Chiudiamo con gli imminenti impegni di Champions delle tedesche. Martedì i campioni del Bayern ospiteranno il Rostov e il Mönchengladbach è atteso dalla sfida in casa del Manchester City di Guardiola. Il giorno dopo il Leverkusen sfiderà il CSKA di Mosca, mentre il Dortmund sarà di scena a Varsavia contro il Legia. Per Supersport Network, Raffaele Pignieri.
Super Sport News. Banza Ver. La Liga in 90 secondi. Clima Champions anche in Spagna, con Barcellona e Atletico in campo questa sera e Real Madrid e Siviglia domani. Dopo il clamoroso KO in campionato con l'Alaves, il Barça è chiamato ad una reazione convincente contro il Celtic, che arriva al Nou Camp sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo nell'Old Firm contro i Rangers. Luis Enrique schiera la tropa d'élite, come sottolinea AS, schierando per la prima volta in stagione il tridente delle meraviglie Suarez, Messi, Neymar e soprattutto cambiando in blocco la difesa, con Sergio Roberto, Umtiti, Jordi Alba e Piqué davanti a Ter Stegen per opporsi allo spauracchio Dembélé. Dolci ricordi per Neymar, che contro il Celtic firmò la sua prima tripletta in azulgrana nel 2013. Curioso il dato pescato dalla stampa catalana dopo la sorprendente sconfitta con l'Alaves. Anche nel 2008-2009 e nel 2010-2011 gli azulgrana iniziarono male la stagione, per poi chiuderla con il triplete prima e il doblete poi. L'Atletico di Simeone, che invece è reduce dal primo successo in campionato, fa visita al PSV in un match delicatissimo visto il girone in cui sono finiti i colchoneros, che annovera anche Rostov e soprattutto Bayern. Si è sbloccato Griezmann, che è già una buona notizia, come il computo dei precedenti, che in quattro occasioni non hanno mai visto sconfitti gli spagnoli contro gli olandesi. Serata speciale per Juanfran, antieroe dell'ultima finale di Champions, che raggiungerà il record di 35 presenze nelle coppe europee con la maglia rojiblanca. Domani sarà il turno del Real Madrid, solo in vetta alla Liga a punteggio pieno, che ha riabbracciato Cristiano Ronaldo subito in gol contro l'Osasuna. Al Bernabeu arriva uno Sporting Lisboa, ancora alla ricerca di una nuova identità dopo le dolorosissime seppur remunerative cessioni di João Mario all'Inter e di Slimani all'Leicester. Infine il Siviglia di Sampaoli, secondo in campionato alle spalle del Real, che debutterà in casa della Juventus accompagnato dall'ottimismo del suo presidente Castro. Perché non andare a vincere a Torino? Chiudiamo con l'esordio della Spagna nel Mondiale di Futsal in corso in Colombia. 5-1 all'Iran con doppietta di Aicardo e gol di Lozano, Ruiz e Miguelin. Per Super Sport Network, Marco Nitri. Edizione speciale. Buona, molto buona la prima. Comincia con il piede giusto il cammino del Napoli nella Champions League 2016-2017. Sarri bagna il suo debutto nella massima competizione europea con un successo in rimonta sul campo della Dinamo Kiev. Ucraini avanti con Garmash, ma Milik ribalta il risultato con una doppietta già prima dell'intervallo. Nella ripresa, nonostante il rosso a Sidorchuk, il risultato non cambia più. Finisce 2-1 per il Napoli, che balza subito al comando del gruppo B, grazie anche al pareggio del Besiktas con il Benfica. I turchi fanno un gran bel regalo agli azzurri, costringendo i lusitani all'1-1 interno. Al Dalush, Talisca impatta in pieno recupero, vanificando il vantaggio dei padroni di casa firmato in avvio da Cervi. Impressionanti gli esordi stagionali di Barcellona e Bayern Monaco. I catalani ne fanno addirittura 7 al malcapitato Celtic, che ha il torto di fallire un rigore sull'1-0, prima di venire travolto dalla furia di Messi, autore di una tripletta, e compagni. Suarez ne fa 2, le altre reti portano la firma di Neymar, Rakitic ed Iniesta. Nel gruppo C, quello dei catalani, non si è giocata Manchester City Borussia Mönchengladbach, rinviata per il nubifragio che si è abbattuto sulla città inglese. Devastante anche il Bayern Monaco di Ancelotti, che travolge 5-0 il Rostov. Doppietta per il Baby Kimmich, a segno pure Lewandowski, Müller e Bernat. I bavaresi comandano il girone D con l'Atletico Madrid, che ha espugnato lo stadio del PSV Eindhoven. Saul Niguez firma un 1-0 difeso straordinariamente da Oblak, che ha anche respinto un rigore a Guardado. E così delle big secca solamente il Paris Saint-Germain. I francesi di Emery sprecano l'impossibile e non vanno oltre l'1-1 interno con l'Arsenal. Vantaggio lampo di Cavani, Sanchez pareggia nella ripresa e Verratti si fa cacciare in pieno recupero. 1-1 anche nell'altra gara del gruppo A, quella ben meno affascinante tra Basilea e Ludogorets. Per Super Sport Network, Giorgio Carloni. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di